recupera un cross dentro dell'Argentina, pallone che rimane lì, c'è il pareggio. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati come ogni lunedì alle 14 su PES 2016 e oggi siamo nella finale della Coppa America contro l'Argentina. Overall in attacco 93 altissimo rispetto al nostro PES 83, a centrocampo 84 contro 83, difesa 80 contro 76 e come tra la classifica dei cannonieri vede anche in vantaggio di un gol su Falcao perché ha fatto 4 reti nella semifinale. Andiamo alle formazioni. Eccoci giunte alle formazioni, ragazzi, io sono col mio solito schieramento: Bacca, Falcao, Rodriguez, Guarini, Sanchez, Cuadrado, Armero, Murillo, Zapata, Zuniga, Ospina. E l'Argentina risponde con Agüero in avanti, poi Gaetan, Pastore, Di Maria a centrocampo, Mascherano, Biglia, Mediani, Ansaldi, Royo, Otamendi, Zabaleta difesa e Caballero in porta. È la cosa stranissima, ragazzi, vedere Lionel Messi in panchina. Ok, ragazzi, andiamo ora nel match. Eccoci giunti, ragazzi, in finale Argentina-Colombia che sta per avere inizio. Allora ancora dentro verso Bacca, bellissimo il pallone per Armero. Armero può andare dentro, Armero cross, provato un po' più di testa, nulla da fare, una palla nostra, attenzione a Bacca che se ne va, Bacca, il tiro di Bacca, il gol, prima versione e passiamo in vantaggio dopo un inizio combattitissimo. 1-0 per noi, stiamo aggredendo alto, guardate qui, fate la pressione ora, guardate, bravo Cuadrado, guardate Bacca come si libera bene di Royo. Tiro 1-0 per la Colombia. Attenzione all'Argentina ora, troverà sicuramente una reazione. Sta già provando, bravo Zapata, bravo Zapata. Ancora un cross dentro dell'Argentina, pallone che rimane lì, c'è il pareggio, ragazzi, ha sbagliato tutto Armero, il passore ne ha applicato. Gol veramente questo che abbiamo regalato noi. Troppo la difesa della Colombia, ragazzi, non è per nulla forte. Guardate, liscio totale di Armero, guardate qui, pareggio, uno pari, tutto da rifare. Attenzione qua l'Argentina ancora, spazi enormi, c'è il 2-1, ragazzi, la difesa non c'è della Colombia, non c'è difesa, la Colombia è senza difesa, veramente assurdo, ragazzi, la Colombia in difesa, guardate, spazio punto centrale enorme, 2-1, dobbiamo recuperare, ancora l'Argentina si avanza e finisce il primo tempo, ragazzi, incredibile. Da 1-0 siamo sotto 2-1, difesa altamente credibile. Vedrò nel secondo tempo di cercare di recuperare. Rodriguez dentro, bello ancora, il tiro, c'è il pareggio, abbiamo pareggiato, 2 pari, Carlos Bacca, ancora lui, doppietta, siamo riusciti ad arrivare al pareggio, guarda qui, che bella fine, Bacca, Janos Rodriguez, Bacca, guardate qui, finta, se va, grande tiro, 2 pari, questo è il tiro dell'Argentina fuori. Attenzione ragazzi che c'è punizione contro di noi, bravo Spina, per fortuna sbagliato, Sanchez, dentro, attenzione Falcao, Falcao, dentro ancora, e c'è quasi l'autorete, attenzione Falcao, dentro verso Bacca, attenzione Bacca, Bacca è solo, Bacca può tirare, c'è il gol del 3-2, c'è il gol 3-2, ragazzi, un secondo tempo quasi senza occasioni, totalmente combattuto a centrocampo, culmina il sereno, guardate qui Falcao verso Carlitos Bacca, guardate qua che scatto, lotta con Royo, Otamendi, qui c'è un gran tiro, 3-2 per noi. Attenzione qua che ha sbagliato tutto l'Argentina, allora Bacca, Bacca, se ne può andare Bacca, ragazzi, Bacca solo, Bacca, 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 Bacca fuori, da solo fuori. Attenzione all'Argentina, no l'Argentina, no ragazzi, no pareggio, 3 pari, non si riesce a tenere un risultato. Guardate qua l'azione molto bella, guardate qua il saggio, c'è il gol, 3 pari, ecco il fischio finale, tempi supplementari, attenzione alla punizione, batte l'Argentino Spina, attenzione all'Argentino, il colpo di testa, attenzione qua il colpo di testa respinto Spina,
Sempre ferrata, ma il Falcao fermato. Falcao così ritrova palla di Falcao. Può tirare, c'è il gol del 4-3. C'è il gol del 4-3. Falcao se la ritrova lì. Radamel, la sua classica sostanza. Rivediamo. Guardate, batta. Qui i passaggi, si ritrova palla a Falcao. Guardate tutto strano in palle. E poi Falcao è solo. 4-3 per noi. E finisce il primo tempo supplementare. Qua subito viene fermato. Ecco qua dove è entrato Jackson Martinez. Subito Jackson Martinez. Entrato al posto di Radamel Falcao. Jackson Martinez fermato. Palla che rimane lì incredibilmente. E poi c'è il tiro, parata del portiere. Entra ancora Jackson Martinez. Si fa spazio Jackson Martinez. Poi c'è il tiro di Bacca fuori. Non è dentro Bacca. Bella azione. Ancora Caponero. Ancora Bacca. Bacca dentro Jackson Martinez, che ha preso, c'è il tiro fuori, bella azione però, palla buttata in avanti verso Aguero, liscio totale di Zapata. Di Barbo la mette dentro Jackson Martinez di pochissimo, qua sbaglia tutto. C'è Bacca, c'è Bacca, il filo di Bacca, il gol. Chiudiamo il match, il match si chiude qui. Carlos Bacca che realizza il 5-3. Guardate qua, Jackson Martinez che ha veramente qua già sfiorato il gol. Di leggerezza della difesa, guardate il Bacca, recupera la palla. Questo è stato veramente facilissimo tirare 5-3 per noi. Sanchez, Bacca, nulla da fare. E finisce la partita, ragazzi. È finita. Finisce questa partita, ragazzi. Finisce qui. Abbiamo vinto anche la Coppa America con la nostra Colombia. Partita difficilissima, ragazzi. Questi sono i festeggiamenti della nostra squadra, ragazzi. Meritatissimo. Ecco qua, ragazzi. Mi approfitto mentre loro festeggiano per dirvi che da lunedì prossimo probabilmente partirò con la Coppa del Mondo. Visto che c'è, ho notato che c'è anche quel tipo di coppa lì, oppure la Coppa d'Africa. Ecco qui nel frattempo i festeggiamenti. Campioni della Coppa America. Ecco qui il tabellone finale con la nostra vittoria. Ok ragazzi, questa è la classifica dei gol con Falcao, Bacca e Aguero, tutti e tre a 6 gol. Quindi ci sono stati 3 capocannonieri. Ok ragazzi, eccoci giunti alla fine anche di questo video. Lì, come vedete, c'è Colombia campione. Allora, come vi dicevo, lunedì prossimo o vi porterò la Coppa del Mondo, facendo sempre prima l'estrazione di una squadra casuale, o la Coppa d'Africa, sono ancora indeciso, poi mi regolo. Magari facciamo prima una e poi l'altra, quindi lunedì prossimo poi vedrò cosa portarvi. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like se questa serie vi è piaciuta, se vi è piaciuta questa Coppa America. Mi raccomando ragazzi, se volete commentate, perché mi fa sempre molto molto piacere leggere i vostri commenti. Ditemi cosa ne pensate, come ho giocato, se vi è piaciuta la scelta della Colombia, come vi è sembrata quest'ultima partita contro l'Argentina. Fatemi sapere secondo voi come è possibile che, anche se il computer abbia lasciato in panchina un giocatore come Lionel Messi, che avrebbe comunque potuto cambiare il corso del match. Ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, condividete questo video se vi va. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social, quindi passate anche dalle mie pagine. Noi ci vediamo come ogni lunedì alle 14, quindi lunedì prossimo. Qui da Angelo 83 tutto e ciao gamers!